Buongiorno, buonasera, motoestate! Ci troviamo sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari per il secondo round dei trofei Wheel Up Motoestate 2016. Una pista che ha fatto la storia di questo trofeo, dove esattamente 30 anni fa, nel 1986, si corse la prima edizione. Quindi tanti auguri, buon compleanno, trofei motoestate, perché avete compiuto oggi 30 anni. Come di consuetudine, qui in cabina di commento con voi Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net, ed Edoardo Mazzuoli, pilota del CIV 600 Supersport del team BR Corse. Ciao a tutti! È stato un weekend veramente difficile, soprattutto per colpa delle condizioni meteo che hanno seminato il panico e scompiglio in tutte le griglie di partenza. Un meteo pazzo in cui il sole ha fatto ben sperare al sabato, ma la domenica mattina un acquazzone di quelli tropicali ha inondato la pista d'acqua. Quindi qualifiche difficili, qualifiche molto impegnative, soprattutto per le categorie che corrono solo la domenica, che quindi si sono trovate costrette a correre sul bagnato, ma specialmente qualifiche difficili perché non pioveva da qualche giorno sulla pista e l'acqua caduta ha fatto venire fuori tutto lo sporco, rendendo la pista più scivolosa del ghiaccio. Molte cadute, tantissime bandiere rosse, qualche infortunio che hanno quindi fatto slittare in avanti il programma delle gare e hanno costretto gli organizzatori a ridurre il numero dei giri di tutte le gare. Quindi saranno delle gare molto emozionanti, anche perché le griglie di partenza saranno rimescolate proprio da queste condizioni meteo. Per adesso splende il sole in questo pomeriggio sul circuito di Varano e speriamo che le gare siano asciutte per regalarci grande spettacolo. Come di consuetudine partiamo con la sigla e poi andiamo a vedere i video delle gare di questa giornata. Ed eccoci di nuovo tornati qui in collegamento con i trofei motoestate dopo la nostra solita spettacolare ed emozionante e consueta sigla. Siamo per assistere alla categoria regina delle cilindrate 600, la motoestate 600. Come capite dal titolo, si tratta di moto di cilindrata 600, categoria open, quindi chi più ne ha più ne metta. Regolamento totalmente aperto, così come il gas e la manetta di questi piloti, spalancata come sempre a 16.000 giri. Pole position di Daniele Corradi, che è girato in 1.8.9, l'unico a scendere sotto il muro dell'1.9, battendo Manuel Perseguin in seconda posizione con la sua MV Agusta numero 34, che ha girato in 1.9.301. Comunque tempi di tutto rispetto, fatti segnare, come avete capito dall'introduzione ieri, perché stamattina è piovuto tantissimo, i piloti hanno provato sul bagnato, semplicemente per assaggiare come funziona questa pista con qualche goccia d'acqua, c'era uno che nuotava coi braccioli alla curva X, e comunque per prepararsi a un'eventuale gara bagnata che non arriva, perché come vedete dalle immagini la pista è asciutta e il sole splende qui sul circuito di Varano. Terza posizione per Nicolo Rosso con la sua Yamaha R6 numero 44 del team MP Racing di Mondo Corse, 1.9.477, un solo decimo e 7 lo separa dal suo diretto avversario Manuel Perseguin, che parte davanti a lui di soli un decimo e mezzo. Seconda fila aperta da Luca Bertoldo, il primo pilota a non riuscire a scendere sotto il muro dell'1.10, perlomeno in queste fasi di qualifica, con la sua Yamaha R6 numero 211, ha girato in 1.10 e 280 e parte dalla quarta posizione. Quinta posizione per Paolo Lolli con la moto numero 51 Kawasaki 1.10 e 389. Paolo, che è riuscito a rimettere in sesto la moto, a risistemarla dopo i problemi elettronici che avevano avuto a Franciacorta, moto che si spegneva, che non andava più dopo 5-6 giri, hanno tirato giù tutto, hanno rifatto tutto e adesso questa moto sembrerebbe andare, perché Lolli parte dalla quinta posizione e finalmente la prima gara in cui può dire ok, la moto va, iniziamo a lavorare sulla moto e sull'assetto. Stessa posizione per Enrico Nocivelli, una wild card che corre qui al circuito di Varano con la sua Honda CBR numero 60, 1.10.492. Il suo miglior tempo, distaccato di soli 100 millesimi, alias un decimo, dal pilotino numero 51, Paolo Lolli, lì davanti a lui.
terza fila aperta da Antonio Pace con la sua Honda CBR numero 15, 1.10.611, il miglior tempo di questo pilota, un pilota che ha disputato sempre il trofeo Varano, che da quest'anno non esiste più e che quindi si trova a fare questa bellissima wild card qui nei trofei Wheel Up Moto Estate 2016. In ottava posizione troviamo Doriano Vietti Ramus col tempo di 1.11.176. Non è riuscito a scendere sotto il tempo dell'1.11, comunque vicino alla moto di Antonio Pace. Lo separano soltanto 5 decimi, che in qualifica significano tanto, in gara non significano nulla. E la terza fila viene chiusa poi da Maurizio Fiorentini con la moto numero 69. Quarta fila aperta da Luca Queirolo con la moto numero 10, che partirà dalla decima posizione, moto numero 9. 1.12.542, il suo miglior tempo, distaccato di 6 decimi da Maurizio Fiorentini. Qui dietro gli stacchi iniziano a farsi un pochino più lunghi e si inizieranno a vedere probabilmente dei gruppetti separati dai piloti là davanti. Undicesimo Niccolò Bentivoglio con la moto, con la sua Suzuki. Numero 5, 1.12.735, il suo miglior tempo. Questa mattina l'avevo visto girare sul bagnato, faceva paura, metteva il ginocchio a terra in tutte le curve, ci forse dava di quel gas. È anche l'unica Suzuki in griglia, forse, se non sbaglio. Non ti sbagli, infatti è l'unica Suzuki su questa griglia di partenza della Moto 7600, che come dicevo nell'introduzione è stata ridotta tra l'altro da 15 a 12 giri di gara. Dodicesimo Massimo Gamba e tredicesimo dalla Calabria con amore Giuseppe Moretti con la sua Kawasaki numero 21. L'altra volta mi sono sbagliato, ho detto che era siciliano, mea culpa, scusate, scusa, mi sono Giuseppe. Confuso. Scusa Giuseppe, non potrei mai permettermi, anche perché io sono di radici calabresi, ho la famiglia di Vibo Valentia, quindi come potrei mai non amare un calabrese che soprattutto si fa tutti questi chilometri per venire a correre nei trofei Wheel Up Moto Estate 2016 con le moto che si schierano su questa griglia di partenza di questa giornata difficilissima in cui il maltempo l'ha fatta da padrone e adesso dovrà soltanto essere la concentrazione e la manetta di questi piloti a farla da padrone in questi 12 giri. La vedo male questa gara comunque. Di gara sprint. Là davanti secondo me si scatenerà il panico quando quelle luci che diventano rosse adesso si spegneranno e si parte. Brutta la partenza di Manuel Perseguin che perde subito 4 posizioni. Nicolo Rosso è partito come se qualcuno gli avesse dato un calcio nel sedere e si porta in prima posizione fotonica la partenza di Nicolo Rosso. Un aggettivo di cui abusiamo, ma cosa c'è più veloce della luce? Che rischio ragazzi, subito. Forse questo inside mancato di Antonio Pace è stato più veloce della luce, perché non ho neanche fatto in tempo a vederlo che era già dritto di nuovo in carena a spalancare il gas sulla sua moto. Qui dietro è battaglia, vediamo questa bella onboard camera sulla moto di Queirolo con Paolo Lolli che viene attaccato da Corradi che si riprende la seconda posizione rimettendosi quindi in scia a Nicolo Rosso che prova lì davanti a fare una fuga in solitaria. Guarda Lolli subito dentro, pazzesco Lolli, pazzesco. Ha dovuto mettere un freno a Corradi che adesso viene pure attaccato da Manuel Perseguin che alla curva X si prende il podio virtuale, la medaglia di bronzo, dando la medaglia di legno al collo di Daniele Corradi. Ma che è un osso durissimo, tra l'altro, che in men che non si dica un pilota che Varano la conosce forse meglio delle sue tasche. Guarda Lolli dove prende posizione su Paolo Lolli in due curve, si è ripreso due caselle portandosi di nuovo ad avere la medaglia d'argento virtuale sul suo collo, mentre Nicolo Rosso fa scintillare quel medaglione d'oro lì che potrebbe portarsi a casa alla fine di questa gara, perché è lui il leader di questa gara perlomeno adesso alla fine del primo giro di questa manche sprint di 12 giri. Ramos Vietti è vicino alla moto di Niccolò Bentivoglio, bellissimo lo stile di davanti di Bentivoglio che va molto fuori col sedere e anche quasi giù col gomitino con la testa su, chi è Tony Elias che guida così con la testa inclinata? Una roba del genere, esatto, una roba molto vicina a Tony Elias, così come è vicino Ramos Vietti alla moto di Bentivoglio che affonda l'attacco alla curva 1 e prende la casella, la ottava posizione che vale punti importantissimi per questo campionato sprint di 6 gare. Bellissimo l'attacco di Vietti e Moretti viene quindi passato anche da Massimo Gamba e perde così la tredicesima posizione, che sarebbe stato il suo miglior risultato dall'inizio di questa stagione. Paolo Lolli che va nell'erba con la sua Kawasaki con Manuel Perseguin che come un falco pellegrino approfitta dell'incertezza di Paolo Lolli, si getta in picchiata ai 300 all'ora e nel giro di pochi secondi gli fa pesare quell'errorino lì che gli è costato una posizione, mentre lì davanti Corradi ha messo il turbo, ha infilato il NOS nella sua benzina lungo di gamba e Moretti anche lui come un falco pellegrino, questa volta implanata non impicchiata perché l'errore di gamba è stato veramente molto importante, si riprende la posizione che aveva perso qualche curva in precedenza.
Sono passati solo due giri di questa gara e già ho il cuore che batte a mille. Se avete un defibrillatore portatemelo, perché non so se riuscirò ad arrivare alla fine di questa manche, perché stanno davvero facendo. Diamo la 4 in avanti. Caduta. Caduta alla X. Dovrebbe essere Fiorentini, se la vista non mi inganna. Se quei 10 decimi che mi avevano sì, mi sa che lui sì, era davanti a quei Rolo. Fiorentini è caduto, quindi si è autoeliminato proprio al secondo giro di questa gara. Anteriorata, un classico della curva X, è la caduta più frequente in questa pista, perché si entra forte staccati. Qui rivediamo, mamma, cosa ha rischiato Antonio Pace lì alla curva 2. Come ha fatto a restare in piedi, tra l'altro. E adesso comunque non si è fatto intimorire da quell'errore, ed è lì francobollato alla moto di Nocivelli lì davanti in sesta posizione, e sta cercando di tenere stretta quel filo invisibile che separa, anziché unisce, la moto di Pace e Nocivelli. Guarda che duello qua dietro comunque. Sì, no, non se le stanno mandando a dire, anzi, mamma mia, qua Corradi, che capolavoro di primo giro che ha fatto, portandosi vicino a Nicolo Rosso, colmando da 2 secondi a 0 un gap che sembrava incolmabile perlomeno in un giro. Lui ci è riuscito in meno di un giro, ed è lì di nuovo vicino alla Yamaha R6 di Nicolo Rosso. Quindi nuova battaglia con Gamba, che riprende la posizione su Moretti. Giuseppe Moretti, riprendendosi quindi l'11ª posizione. Questi due hanno entrambi guadagnato una casella, perché il ritiro del pilota caduto alla curva X non ha fatto altro che giovare a questi due, e alla classifica finale di campionato di questi due piloti. Qua è ormai questione di secondi. Corradi si dovrà dare un sacco da fare per passare Rosso in frenata. Rosso è molto forte, è uno che stacca molto sotto, quindi sarà molto impegnativo passarlo. Si dovrà preparare il sorpasso tipo qua adesso. Guarda come entra forte alla curva X, ma Rosso di nuovo, come dicevi, te l'ho detto, è un osso duro da passare. E attenzione che per Lolli, per Seguin, che ha davanti, potrebbe essere il trenino che li riporta sotto sulla testa della corsa. Sì, perché Rosso lo chiamavano Tappo per il fatto che comunque lui si trova sempre a correre in questa categoria top con la Michelin, che si sa è una gomma molto buona, ma non è una gomma dalle altissime prestazioni, e quindi si trova spesso a dover fare delle staccate in stile Moto2 per difendere la posizione e tirare fuori il coltello già al secondo giro, perché è l'unica chance che ha, l'unica carta che ha, proprio quella di fare delle staccate atomiche per tenere dietro gli altri, fare l'impossibile per farcela. E infatti si sta vedendo che la sua tattica diabolica, con cui semina sempre il panico nei trofei motestate, comunque sta funzionando. Come si stanno ricongiungendo, come ti dicevo, per Seguin e Lolli in scia a lui. Sì, anche perché per Seguin e Lolli stanno girando veramente forte, perlomeno in questa prima fase di gara. Si stanno tirando l'un l'altro senza darsi troppo fastidio. Lolli è stato molto intelligente, perché comunque, dopo aver subito il sorpasso di Manuel Perseguin, l'ha lasciato lì davanti. Mamma mia, che rischio. Quanto sta frenando forte lì davanti Corradi per prendere la posizione su Rosso, ma quanto sta restituendo la frenata forte Nicolò Rosso. Intanto c'è un doppiaggio subito nella prima fase di gara di una moto che tra l'altro non è neanche in classifica. Non vorrei che fosse qualcuno che ha sbagliato gara, perché no, veramente non la vedo quella Ducati lì, non la vedo in classifica. Non vorrei che veramente fosse comunque qualcuno. Nel caso in cui Corradi adesso mette le ruote davanti a Rosso, scappa. Qua scatta veramente forte, stacca veramente forte. Ho scambiato due consonanti, ma più o meno il concetto è lo stesso. Scappa. Perché prima stacca e poi scatta, e così sta facendo Daniele Corradi lì davanti con la gambina fuori di salvataggio, perché sa che lì dietro c'è Rosso, che probabilmente in staccata ci riproverà. Chiude la porta Corradi e adesso ormai può godersi la sua fuga in solitaria come il miglior ciclista di tutti i tempi, perché nessuno potrà andare mai a prenderlo, perché il passo che ha Corradi in questa pista è qualcosa di inarrivabile. Qui dietro quei Rolo, bellissima questa lotta a distanza con Bentivoglio, che si sta ormai consumando da diversi giri, si sta preparando quei Rolo, sta cercando di trovare il momento giusto per cui sferrare l'attacco sulla Suzuki. C'è una caduta. Ha una caduta lì davanti di Vietti. No, Ramus Vietti caduto alla S. Peccato, stava facendo una bella gara, era lì da solo. Rivediamo il replay. È entrato, arrivato leggermente lungo, quando poi va a chiudere la traiettoria. Sì, la moto si è anche girata dall'altra parte, ha fatto sinistra e destra. Sì, e tra l'altro, come dire, boh, rimettimi in piedi, oltre che ripartiamo. La beffa, intanto ci sarà mezzo secondo dato in un giro da Corradi, pazzesco. Il passo delle qualifiche era chiarissimo per tutti fin dall'inizio. Sì, era chiaro che Corradi ne avesse di più di tutti quanti, l'ha dimostrato subito adesso andando a prendere Rosso lì davanti. Bellissime queste riprese in super slow motion a 240 fotogrammi al secondo. Non ci facciamo mancare nulla noi di Racebooking, quindi di trofei Wheel Up Motestate, e quest'anno abbiamo deciso di comprare questa telecamera soltanto per voi, soltanto per farvi godere di quello che siete in grado di fare su queste moto, che
perché a velocità normale non si vede, ma rallentato diventa musica, diventa poesia, diventa magia. Guardali lì, quanto erano vicini Corradi e Rosso. Imbarazzante questa ripresa. Sarà l'effetto dell'ottica, saranno quei due che non hanno ritegno l'uno dell'altro, non hanno paura, non hanno timore, non hanno reverenza verso le proprie moto e non hanno paura di non mollare i freni fino all'ultimissimo secondo per entrare in staccata il più forte possibile e vincere soltanto con chi dei due ha la... ha meno paura di mollare i freni. Mentre, come ti dicevo, guarda questo stile ibrido di Bentivoglio, sì, con questa testa inclinata alla stile Tony Elias. E alla Tony Elias. E guardalo lì poi come va a spostare il piede. E tra l'altro il piede esterno è ormai una filosofia di vita, perché ognuno c'ha la sua. C'è chi non lo appoggia sulla pedana, c'è chi lo tiene lì in punta, c'è chi lo tiene sul tallone, c'è chi potesse lo lascerebbe a casa. Ed è bello vedere anche la differenza di stili proprio su una cosa che non si vede, non si va a notare se non da esperto, qual è il piede esterno sulle pedane. Tu come lo tieni? Ma io lo tengo normalmente a metà pedana, però ho un amico con il quale ho corso qualche anno, che è Alessandro Nocco, che ha fatto anche un anno l'Europeo 600 arrivando secondo, tra l'altro fine anno, e lui era uno che staccava la gamba dalla pedana. E vedi, è una cosa veramente molto soggettiva, anche perché il piede che lavora è quello all'interno della curva, quello che va a spingere sulle pedane, quello che si deve tenere in punta sulla pedana per riuscire a far curvare. Sì, il piede esterno diciamo che è un po' un'opinione, nel senso non è fondamentale. Vietti comunque è riuscito a ripartire, mentre qui dietro, attenzione, dietro per modo di dire, perché si trova quinto, perché Luca Bertoldo sta traendo vantaggio della lotta tra Rosso, Perseghin e Lolli e si sta pian piano, decimo dopo decimo, riavvicinando a loro, con Perseghin che vuole farla finita qui subito al sesto giro di questa gara e cercare di passare uno che è in staccata impassabile come Nicolò Rosso lì davanti. Attenzione perché si sta per scatenare il panico. È uscito forte dalla X, Perseghin entra forte al ferro di cavallo ma è costretto ad allungare la traiettoria con Rosso che, da bravo volpone quale è, si riprende la seconda posizione su Manuel Perseghin. Mamma mia cosa stanno facendo questi tre, siamo solo a metà gara e già si è scatenata la terza guerra mondiale, petardi, scintille, esplosioni nucleari qui per la seconda posizione, manco fosse la finale del mondiale. Ah, lungo di Moretti, lungo di Moretti che va a farsi un picnic lì da solo lì dietro. Purtroppo quindi questo significa che perde il contatto con Gamba e perde la possibilità di lottare con il pilota di cui parlavamo in precedenza. Tra l'altro Vietti è ripartito, ha rialzato la moto, sembrerebbe che non abbia grossi problemi, fa anche delle pieghe tutto sommato decenti, quindi forse qualche grossi pedana problemi non ci sono, però bene o male è riuscito a rimettere in sesto la moto. Qui Rolo, adesso ormai è arrivata l'ora di sferrare l'attacco su quella Suzuki lì davanti, numero 5 di Nicolò Bentivoglio, è vicinissimo a portata di tiro, lampeggio di Rosso, il mirino del suo caccia bombardiere chiamato Honda CBR 600RR, numerata 6-9, che è la moto di Queirolo. Lolli intanto vicino alla moto di Perseghin, si può sentire dal rumore di questa onboard quanto casino faccia quella MV Agusta, quel rumore caratteristico delle MV. È uscito forte, prende la scia adesso, non è il momento giusto per sferrare un attacco, è il momento di restare in scia e aspettare di arrivare lì dove le incroci di traiettoria la fanno da padrone nella fase finale, nella parte finale del circuito. Riccardo Paletti di Verano delle Gari, dalla X al traguardo, dove si è un po' più tutti artisti, perché si può disegnare la traiettoria che si preferisce e comunque andare forte e comunque fare sorpassi che neanche si poteva immaginare fossero possibili qui sul circuito di Varano. Riccardo Giuseppe Moretti, intanto Riccardo è il nome della pista, di quello che ha dato il nome. Riccardo Paletti, che fa rima con Moretti, è quello che t'ha confuso. Bravo, ma sai che non ci sarei mai arrivato. Dicevo, Giuseppe, un commento tecnico qua per un motivo ben preciso, per far saltare all'occhio le minchiate che si sparano in queste fasi concitate di gara. Inquadrato poco fa Antonio Pace, inquadrato adesso Luca Queirolo, onboard camera sulla sua moto, è arrivato il momento dell'attacco alla seconda S. Bellissimo il sorpasso su Bentivoglio, pulitissimo e preciso, è arrivato perentorio l'attacco della moto arancione chiamata Queirolo sulla Suzuki nera chiamata Bentivoglio, e quindi si è guadagnato una posizione. Entra fortissimo alla X Perseghin, vediamo chi dei due molla i freni dopo. Mamma, cos'hanno rischiato questi due? E Paolo Lolli da bravo volpone si è rimesso davanti a loro, si è messo tra i due come il Wurstel tra le due fette di pane, solo che non ha capito che lì dentro non c'è la maionese ma c'è lava bollente, c'è NOS negli additivi di queste benzine che stanno spingendo queste moto al massimo, con Lolli che adesso prende la scia su Nicolò Rosso galvanizzato dall'attacco su Perseghin.
frena tardi, Rosso frena presto, Lolli non so, tutto è relativo, così come la teoria della relatività di Einstein, potrebbe essere uno che ha frenato prima, l'altro che ha frenato dopo. Fatto sta che Rosso in staccata ha dato qualche metro buono a Paolo Lolli con Perseguin, che si prepara all'attacco alla S successiva. All'esterno guarda come spigola la traiettoria, come chiude, come esce spalancando il gas forte, e ormai si sono rotti gli schemi, non esistono più regole, perché anche se mancano 4 giri alla fine, le traiettorie iniziano ad andare totalmente interpretazione. Ognuno cerca di affacciarsi dove meglio può, dove meglio riesce, mentre là dietro Bertoldo sta ridendo sotto i baffi perché ha raggiunto questi 3 e si sta per scatenare una guerra mondiale a 4. Guardali lì come pennellano questo cambio di direzione all'uscita dalla S veloce, con Lolli che è vicinissimo alla R6 di Nicolo Rosso, ma Perseguin anche lui è ancora vicino alla Kawasaki del Team Go Eleven di Paolo Lolli. Lolli guarda come allarga la traiettoria per Seghina all'esterno del curvone per andare a chiudere e uscire forte qui. Bellissima la differenza di interpretazione di questi 3 piloti, con Rosso che manco fosse l'ultimo giro dell'ultima gara del campionato mondiale va a chiudere tutte le porte di tutte le curve. Non si guarda sa Lolli, mai. Guarda Lolli. Prende la scia Lolli sul rettilineo del circuito di Varano. Questa volta frena forte con la moto che spazzola la pista. Da paura. E butta via riccioli e ghiaia da tutte le parti, meno che dritta, con la moto tutta intraversata. Esce pure su una ruota dalla curva 2. Guarda Rosso dove va a passare all'esterno. Mamma, che follia ragazzi, che... Voi siete pazzi, voi siete matti dalle gare. Chiudeteli in un manicomio con la camicia di forza e buttate via la chiave. Lasciate comunque una moto perché ci possano far divertire nel manicomio con le loro sgommate. Cosa ha fatto Rosso all'esterno? Cosa ha fatto Lolli all'interno? E lì Bertoldo nel frattempo è arrivato a portata di tiro. Spettacolari queste immagini super slow motion che fanno vedere quello che noi abbiamo visto con le palpitazioni a 200 bpm. Qui probabilmente i bpm sono solo 10 perché sono a 240 fotogrammi al secondo queste riprese, ma si può vedere davvero cosa facciano questi piloti, il lavoro che facciano per tenere dritte queste moto. Dritte no, perché sono sempre in piega, oserei dire in piedi, a meno che qualcuno non ci lasci le penne, perché stanno veramente guidando oltre ogni limite e non so come stiano facendo a riuscire a far grippare queste gomme facendo questi numeri da circo. Edo, comunque pazzesco il sorpasso di Nico al primo tornante su Paolo. Sai, Paolo dopo il sorpasso è uscito, è dovuto rimanere un po' interno alla traiettoria e trovandosi poi al punto di corda ha dovuto frenare un attimino prima, e Nico lo sapeva benissimo, ha sfruttato questa cosa e all'esterno è riuscito a infilarsi in una maniera impossibile, cioè di solito è un sorpasso infattibile. Tra l'altro apprezziamo come Doriano Ramus Vietti sia l'unico pilota al mondo a correre con gli occhiali da sole a questo stile particolare. E visiera aperta. No, bene, lì era caduto penso, perché poi l'ha chiusa, però gli occhiali da sole sono davvero rari da vedere. Di solito si mette la visiera oscurata. Qui rivediamo intanto le partenze di questi piloti, ripresa qui dalla moto di Pace, rivediamo l'imbarcata che ha preso alla curva 1. Veramente un rischio non indifferente. Lì davanti Rosso, c'era un uomo invisibile dietro che gli ha messo un petardo nel sedere, l'ha fatto partire ai 200 all'ora più forte degli altri, come sulle portaerei quando si mette il muro dietro i post bruciatori degli aerei per dare quell'effetto spinta che gli permette di decollare da 0 a 300 in soli 100 metri di pista. Qui sempre un board camera, rivediamo le partenze, ripreso dalla moto che seguiva, la moto di Antonio Pace, che ha preso quell'imbarcata lì che ancora continuiamo a rivedere, ancora continuiamo a stupirci. Qui dietro la partenza della gara, ripresa se non sbaglio dalla moto, mamma mia quei Rolo che ha visto lì infilarsi Nicolò Bentivoglio subito nelle prime fasi di gara, e adesso quei Rolo comunque allungato su Bentivoglio, e questo vuol dire che ne aveva di più, aveva qualcosina in più, e quindi ha semplicemente aspettato il momento propizio, il momento giusto per andare a sferrare l'attacco. Vietti sta recuperando molto bene, adesso prova a infilarsi su Giuseppe Moretti. Ha raggiunto Moretti, è arrivato fino in Calabria per riuscire a prendere questa 11ª posizione. Lì davanti con la moto di Moretti, adesso si getta in scia all'ingresso della parabolica, forse ci proverà qui. È prudente Vietti, sa che è già caduto, non vuole di sicuro stendere di nuovo la moto. Moretti per difendere la traiettoria arriva lungo e Vietti ne approfitta e lo passa con grande scioltezza. Ha approfittato di questo errore di Giuseppe Moretti, che è arrivato lungo e ha lasciato quindi un portone spalancato all'interno. Qui di porte non lascia neanche la porticina, quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, quando era diventata piccola come una formichina. Nicolò Rosso lì davanti, non si può passare neanche con una bici all'interno sulla moto di Rosso, ed è per questo che si va a compattare questo trenino, perché lì abbiamo il re delle staccate chiamato
come il miglior pilota di tutti i tempi. Lo dicono i palmarès recenti. Rossi cambiano una sola vocale, diventa Rosso, e le staccate devo dire che sono degne del miglior Rossi dei migliori tempi, delle migliori gare a Catalunya contro Lorenzo nel 2009. Là davanti sta facendo un lavoro immenso e qui dietro sta facendo un lavoro immenso, stanno facendo gli straordinari per poter andare a passare quella Yamaha R6 numero 44 che sta seminando il panico lì davanti in seconda posizione, quando mancano due giri alla fine di questa gara e i distacchi sono ormai di pochi decimi. Qui sono allungati un pochino, ma si sa che quando si arriva nella zona del ferro di cavallo, lì di nuovo si entra nel pieno della guerra. E Antonio Pace qui dietro in settima posizione, che ormai ha perso il contatto con Civelli, ma aspettava un bel duello tra questi due che purtroppo non è arrivato, mentre qui davanti sta per arrivare la fase finale di questa guerra, perché ormai mancano solo due giri alla fine di questa gara e adesso, se hanno dato il 100% finora, chissà cosa saranno in grado di dare in quest'ultima fase di questo secondo round di campionato, con Rosso sempre lì davanti. Mamma, Bertoldo beffa tutti, mamma, dove ha passato per Seguin, fa valere la sua grande esperienza Luca Bertoldo, un pilota che di esperienza ne ha da vendere, e ha beffato in men che non si dica Manuel per Seguin, e Lolli ha passato Rosso sempre nello stesso istante. Non ci sto capendo più niente, sto solo capendo che lì davanti Rosso sta facendo un lavoro immenso per tenere la seconda posizione ed è riuscito a riprendersela su Paolo Lolli, che adesso è uscito forte dalla curva 1, si affaccia all'esterno, prova a passarlo dove prima lui l'ha passato, guardalo lì all'esterno, Lolli che è costretto a piegare sullo sporco, Dio solo sa come ha fatto a restare in piedi quella Kawasaki, con Bertoldo che adesso prova ad affacciarsi all'uscita della parabolica per beffare il pilotino numero 51 lì all'interno, staccata imperiosa di Luca Bertoldo. Pazzesco Bertoldo, che beffa Paolo Rossi e che beffa sì, Paolo Lolli. Oh, doppiaggio intanto di Moretti, che si vede passare questi 4 MiG 29 a Mach 3, sfrecciare all'ingresso della S veloce per andare ad affrontare adesso la X con Paolo Lolli, che ha perso la posizione su Bertoldo. Anche Ramos, bravissimo, viene doppiato, e Moretti, guardalo lì, il volpone calabrese che va e riprende la posizione, approfittando della fase di doppiaggio. E Vietti dice: oh, ma tu non sei uno di quelli che mi ha doppiato, che cavolo ci fai qui? Grande Giuseppe, guardali lì come sono vicini, se stendi una corda tra le quattro moto hai la stessa lunghezza, perché sono a pari distanza, sono qui distanti tra loro, come in matematica, questo termine lo usavo al liceo quando non ci capivo un cavolo di matematica, equidistante. Mentre qui il termine che la fa da padrone in questa gara è staccata fotonica, o se avete altri aggettivi per definire queste frenate oltre ogni limite, oltre ogni immaginazione, metteteceli, perché stanno facendo qualcosa di straordinario quando inizia adesso l'ultimo giro di questa gara. E se hanno fatto questo casino finora, chissà cosa faranno adesso in queste ultime 8 curve che li separano dalla bandiera a scacchi. Lì davanti la regia purtroppo non è inquadrato Corradi, che ha fatto una gara in solitaria, perché qua dietro hanno fatto qualcosa che resterà impresso nella storia, nei secoli dei trofei moto estate di là da venire, che oggi compie 30 anni e chissà quanti anni lunghi ancora farà. Certo è che se voi continuate a guidare così, io di anni non ne faccio tanti, perché avrò un infarto prima di arrivare alla mezza età. Eccolo qui Corradi, il vincitore, che ha fatto una gara semplicemente pazzesca, semplicemente perfetta, e transita sulla bandiera a scacchi con una ruota per aria e il pugno e il dito al cielo. Adesso entrano a curva X con Rosso sempre là davanti, per Seguin sempre dietro alla moto di Luca Bertoldo, vediamo se ci prova adesso all'ingresso del ferro di cavallo, gli chiude la porta a Bertoldo all'interno, per Seguin si infila all'interno del ferro di cavallo dell'ultimo giro, ma Bertoldo prova di nuovo a restituire il favore e per Seguin si prende la terza posizione e anche la seconda, forse se ci fosse ancora un giro ce l'avrebbe fatta. Arrivano in volata questi quattro, mamma che gara, capolavoro che hanno fatto, ragazzi, che lavoro, mamma mia, cos'hanno fatto qui davanti. Si chiama magia, si chiama arte, questo non è motociclismo, questa è poesia, questo è qualcosa che ci fa davvero sognare e ci fa davvero rendere consapevoli di quanto gas siano in grado di dare quei piloti là davanti. Che lavoro che ha fatto Rosso per tenerli tutti dietro. Io non so come faccia a frenare così quel pilota lì. È un lavoro importante quello che ha fatto. Comunque secondo me sono Lolli e Perseguin che portano la bagarre nelle gare. Cioè, anche l'anno scorso erano loro due che erano sempre lì nell'MDS. Quest'anno sono insieme le moto estate 600 e c'è sempre da divertirsi. Belle le varianti di Bertoldo e Rosso nel duello. Guarda, pazzesco. Qui, guarda qui, a caso proprio, ognuno per i cavoli suoi, ognuno che fa la sua linea e ognuno che quella linea riesce a farla forte. Non si sa come, non si sa come facciano, non si sa che cosa cavolo gli passi per il cervello in quel momento. Forse l'unico pensiero che hanno è quello di finire primi, finire davanti,
però quello che non so è come riescano a violare le leggi della fisica, che dovrebbero essere qualcosa di inviolabile, e restare in piedi con queste moto e fare le manovre che fanno. Il lavoro di Rosso con le Michelin contro le Pirelli è stato qualcosa di pazzesco, e certo, c'è da dire che sono come quegli esplosivi in cui mischi le due sostanze che da sole non fanno un cavolo, ma quando le mischi, cioè, esplodono. Come mettere il litio, quello puro, nell'acqua che esplode. Diciamo che Rosso e comunque litio, c'è da dire che Rosso e litio, quegli altri due sono l'acqua, che se li vedi lì da soli dici boh, e quando li metti insieme, Rosso con l'olio esplodono e fanno questo macello che hanno fatto. Comunque Nico, se mi ricordo, mi aveva confidato di questa difficoltà nelle gomme, ma non molto nell'anteriore, quanto nell'avere trazione al posteriore, nel poter accelerare quanto una Pirelli. E infatti, siccome l'anteriore è un pochino più competitivo rispetto al posteriore, lui deve puntare tutto sull'ingresso di curva, l'inserimento, la frenata, per poi compensare quella che è la sua mancanza in accelerazione. Il lavoro che gli è riuscito benissimo, e secondo posto strameritato in casa di Corradi, che ha fatto un lavoro pazzesco, è l'unico che ha girato sotto il 9, è scappato, aveva tutt'altro passo, e bravissimi tutti gli altri, e sono curioso di vedere poi a Modena cosa succede. Speriamo che ci sia di nuovo Rosso con le Michelin, perché così ci divertiamo come dei pazzi disperati. La classifica di questa gara vede Corradi vincitore col miglior giro di 1.8 e 9, secondo Niccolò Rosso 1.10 e 4. Questo vi fa capire quanto fossero diverse le prestazioni e che lavoro abbia dovuto fare Rosso per tenersi dietro quelli lì, ma per tenersi anche dietro Corradi per i primi due giri di gara. Mentre terza posizione per la classifica mi dà forse qualche errore, perché vedo Luca Bertoldo in terza posizione e non vedo Manuel Persiglini in terza posizione, forse perché i risultati di gara che sto guardando sono quelli divisi per classi. Fatto sta che comunque in terza posizione ci è finito Manuel Perseguin, che tra l'altro è anche il vincitore della categoria 25. Esatto, Under 25, vinta da Manuel Perseguin. Paolo Lolli in seconda posizione della classifica Under 25 e in quarta posizione, in quinta posizione di questa gara, beffato da Luca Bertoldo nelle ultime fasi. E in terza posizione Doriano Vietti Ramus, che comunque nonostante la caduta è riuscito a rialzarsi, finire a dodicesimo e finire comunque a podio della classifica Under 25. Comunque ecco, è uno perché... che ha girato in 11.5, dai, nel senso. Sì, con la moto mezza conciata dalla caduta, quindi vuol dire che... No, magari l'ha fatto nei primi giri, però comunque nel senso è un buon tempo, dai. Assolutamente sì. Poi nella classifica invece della moto estate, come abbiamo detto, abbiamo visto poi Luca Bertoldo, poi a seguire Noscivelli, Pace, Queirolo, autore di una bella battaglia con Niccolò Bentivoglio, Massimo Gamba, Giuseppe Moretti, dietro a Doriano Vietti Ramos, che ha chiuso davanti a Giuseppe Moretti, riuscendolo comunque a ripassare nell'ultimo giro, non inquadrato dalla regia perché lì davanti stavano facendo veramente il diavolo a 4. Se andiamo poi a vedere la classifica di questo campionato, vede al comando Manuel Perseguin del Motoestate 600 con 41 punti e Niccolò Rosso con 40 punti secondo, Bertoldo Luca con 29 punti terzo, e poi purtroppo Paolo Lolli si trova in nona posizione con soli 11 punti perché purtroppo si è ritirato la prima gara. 0 la prima gara, quindi quello 0 pesa tantissimo. Chissà, comunque mancano ancora 4 gare alla fine del campionato, bisognerà vedere se lì davanti qualcuno non farà 1-0 e Lolli recupererà il gap. Fatto sta che Perseguin e Rosso sono già dalla seconda gara di campionato vicinissimi. Il terzo round di campionato si disputerà sull'autodromo di Modena il 9-10 luglio, dove siete tutti invitati a vedere le gare da spettatori perché la pista è aperta al pubblico. Vi aspettiamo numerosi, ci vediamo a Modena. Qui da Alberto Fontana è tutto. Edoardo Mazzuoli. Ci vediamo a Modena. Ciao. Ciao.